Pace e bene, oggi vorrei condividere con te l'esperienza di padre John Powell, sacerdote e psicologo gesuita. Lui racconta: quando ero un giovane seminarista, ricordo di essermi recato in infermeria una sera. Mentre il frate infermiere stava rimboccando le coperte per la notte a due preti costretti a letto, io ero nel corridoio buio e assistetti a tutta la scena. Mentre rimboccava le coperte al primo prete, tirandogliele sotto il mento, l'anziano lo rimbrottò adirato: «Togli la tua faccia dalla mia, fratello!» Il povero frate andò in silenzio nell'altra stanza dal secondo prete. Il prete rispose con gratitudine: «Oh, fratello, sei così buono con noi. Stasera, prima di dormire, dirò una preghiera particolare solo per te». Lì, nel corridoio buio, fui colpito da un'improvvisa consapevolezza. Un giorno, io sarei stato uno di quei due vecchi preti. La piena consapevolezza era questa. Io stavo già esercitandomi per quel momento. Quando si invecchia, le abitudini prendono il sopravvento. I vecchi eccentrici si esercitano tutta la vita a essere eccentrici. I vecchi santi si esercitano tutta la vita a essere santi. E tu, per cosa ti stai esercitando? Che il buon Dio ti benedica.